Stefano Mauri, editore, presidente del gruppo Messaggerie, presidente amministratore delegato del gruppo editoriale Mauri Spagnol e una famiglia di editori da più di cent'anni a Bologna. Beh, sì, insomma, la storia è un po' più articolata. Si comincia da sana. suo nonno? Si comincia da mio nonno. E da mia nonna, nel senso che mio nonno, il mio bisnonno, anzi, era un grandissimo impresario teatrale. Poi brucia un teatro, eh, finisce male quell'avventura. Mio nonno, che nel frattempo era subentrato perché il bisnonno era morto presto, si laurea, sposa eh, la sorella di Valentino Bompiani, che era più grande di lui, lui, andava, lui studiava con Valentino. E, andava a casa di Valentina e c'era questa sorella che portava la merenda, lui se ne innamora, la sposa e poi diventa avvocato tra gli altri di Pirandello, fonda un'agenzia letteraria, e però non basta per provvedere alla, alla famiglia e quindi accetta un incarico alla Mondadori come direttore commerciale, poi gli vengono affidate prima della guerra le messaggerie italiane, la società di distribuzione che era diventata di proprietà di Hachette. Eh, lui la diciamo, protegge durante la guerra, devo dire a suo onore eh, non viene dopo la guerra considerata una società collaborazionista. Poi c'è suo padre, Luciano. Eh, eh, nel 1977 eh, entra nel, come socio nella Longanesi, nel 1979 la compra e la affida a Mario Spagnol. Mario Spagnolo aveva, aveva imparato il mestiere eh, da zio Valentino. Quindi io ho imparato quello che aveva da insegnare Valentino da Mario Spagnol. È difficile districarsi in una genealogia di personalità così importanti per la cultura italiana. Eh Sì, sono tre famiglie in realtà, Bonpiani, Spagnol e Mauri. Ecco, che, che, che... I Mauri come distributori hanno sempre garantito invece un servizio fondamentale. Eh, agli editori, cioè eh, la distribuzione fisica, l'accesso quindi dei loro libri al mercato a livello dei grandissimi editori, perché mettendo insieme tanti editori si hanno le economie di scala per ottenere questo, e hanno garantito il credito. Lei non sa in quanti paesi gli editori vanno in crisi perché il distributore fallisce, il grossista scappa con la cassa, eccetera. Di ecco, delle Messaggerie Libri ha eh, garantito editori per anni. Adesso è diventata sotto una holding che si chiama M Libri, una vera piattaforma che ha interessi anche nella distribuzione. E che è tante cose, anche a livello più semplice da comprendere per chi ci ascolta. È una scuola per librai. Una scuola per librai è una fondazione, è un giornale che è, è il 49, libraio. Sì. Mm? E poi c'è lei, lei che ha un curriculum direi abbastanza eclettico, perché laurea in lettere, però anche psicologia, analisi di mercato, programmazione, scuola per librai, demografia. Poi però ha scelto i libri, perché? Eh, beh, ho scelto i libri, allora ai miei tempi, eh, cioè quando ero ragazzo non andava di moda seguire le orme dei genitori, eh certo. era visto male. Solo che se i tuoi genitori si occupano dell'oggetto dell più bello del mondo, che fai? Capisco che eh, crescere con appunto una parentela così ricca di personalità, una certa influenza deve averla esercitata. Beh, insomma, certamente diciamo della famiglia eh, uno prende i lati che forse più gli piacciono, innanzitutto è una famiglia libera, senza eh, aperta, inclusiva, come dire, ecco. Certamente con una importanza attribuita all'intelligenza e alla cultura, eh, una priorità diciamo sopra a tante altre famiglie che conosco. Lei ha portato avanti una politica di acquisizione di marchi editoriali importanti che già aveva esercitato suo padre. Cosa significa una politica industriale per il libro? Manca ancora in questo paese? Secondo me significa questo. Se io produco, se io consumo, se io mangio tanto formaggio, non divento un bravo produttore di formaggio. Se io leggo tanti libri, probabilmente divento un cittadino migliore e probabilmente posso anche uno su mille, magari, ma contribuire a sviluppare una cultura eh, migliore eh, per il mio paese, no? E quindi eh, diventare un autore. In Ecco, una politica industriale del libro vuol dire sostenere eh, un settore che se sostenuto produce effetti positivi sulla società. La lettura, eh, la, la cultura porta con sé un maggior sviluppo. E noi siamo competitivi in questo paese? Per la narrativa penso di sì, forse un po' meno per la saggistica. Eh, penso che lei abbia citato proprio il, e il come tema. Mai? siamo un popolo di poeti naviganti, ma <ride> a capire, eh, noi siamo anche proprio poco propensi a pianificare, investiamo una percentuale del PIL molto bassa in ricerca. Eh, però siamo molto creativi siamo molto creativi io penso che abbiamo avuto rispetto ad altri paesi eh, diciamo un PIL che ha tenuto meglio con il covid perché noi non pianifichiamo noi siamo abituati ad aggiustare risolvere i problemi improvvisare eccetera quindi una grossa eh, cambiamento come il covid manda totalmente in crisi la Germania in Italia invece, diciamo, non ci sono pochi piani da smantellare, non c'erano e quindi <ride> si va avanti. Però, a parte gli scherzi, c'è questa correlazione fra sviluppo e, e lettura di libri che si ripete a livello internazionale e si ripete a livello locale. In Italia purtroppo per chi studia bene la demografia e gli aspetti di questo paese, siamo cioè un 30% di popolazione che non è che non legge, è tagliata fuori dal, dal, dalla società, dalla convivenza, dallo scambio, dalla cultura, da, da tutto. Ecco, forse guarda un po' di tv, ma è emarginata. I ragazzi leggono di più, ma abbastanza da sempre, almeno da quando io lavoro, solo che si dice sempre che i ragazzi non leggono, invece i ragazzi leggono di più, ma leggono di più da sempre. E, e oggi le ragazze, eh, soprattutto dopo la pandemia, quando si sono riversate molto, la società si è riversata sui social, eh, dettano anche le classifiche o almeno parte delle classifiche dei libri soprattutto col fenomeno del romance con il manga l'Europa resta comunque eh, il continente con il primato storico ma anche attuale hm, del libro perché eh, ecco, sì, questo, questo è importante perché ci si è sempre considerati un po' secondari rispetto all'America per quello che riguarda molti ambiti culturali, il cinema, la musica. E invece nei libri l'Europa rimane il continente più importante ed è riconosciuto dagli altri continenti: tant'è che la Fiera di Francoforte è, è la fiera più importante al mondo, non, non ci sono discussioni. Per gli illustrati, libri, per ragazzi, la fiera più importante al mondo è la Fiera di Bologna. La terza fiera più importante per lo scambio di diritti è a Londra. Insomma, ci sono tante ragioni per cui l'Europa ha continuato a credere e investire nel libro, a differenza di, di, di... negli Stati Uniti, per esempio, quando Amazon diceva che in tutto, tutti alla fine finiranno per leggere gli ebook per spingere i consumatori nel suo recinto. E secondo me gli editori americani ci avevano un po' creduto ecco, erano molto depressi in quegli anni tra il 2010 e il 2013 a Francoforte e noi andavamo invece con, con, con la frase in books we trust fermi, fedeli al fatto che il libro di carta sarebbe stato sempre il re così le, librerie le librerie chiudono le librerie chiudono e le librerie aprono Chiudono librerie che sono invecchiate perché magari sono troppo grandi rispetto al loro bacino di utenza o perché eh, hanno aperto delle librerie di catena, di editori eh, vicino e gli hanno, e hanno sottratto il loro mercato. Eh, però ci sono tante iniziative di librerie che aprono, solitamente piccole di quartiere dove c'è un rapporto più naturale, eh, perché sicuramente l'e-commerce, che si è presa una fetta almeno del 30% del mercato, eh, risponde eh, meglio a quella che era la domanda alla quale rispondevano le grandi librerie una volta, che era eh, se c'è un libro lì lo devo trovare. Senta, Fang. Fang sembra il nome di un mostro eh. di fiabe. <ride> è è un è, è bello, eh, mi spiegherà perché, perché si è, è un acronimo per Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Netflix e Google. E Google, okay. Google sì. okay. Perché è pericoloso questo ente mostruoso che incombe sul, anche sull'editoria? Beh, è pericoloso perché diciamo ci ha dato tante, ha dato a noi come consumatori tanti, tanti vantaggi, eh, però sono aziende eh, che ognuna ha come il monopolio di una cosa, no? Apple de 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 dello smartphone, eh, ma più ancora Amazon dell'e-commerce eh, o Google della ricerca. Ci dovrebbe essere un controllo molto severo da parte del, delle autorità antitrust, eccetera, su quelle società eh, che per i consumatori sono sinonimo di una funzione. E l'intelligenza artificiale quindi vi preoccupa anche di più per quanto riguarda eh, la creatività e anche l'autonomia, l'indipendenza eh, degli editori, dei librai e degli autori? Eh, l'intelligenza artificiale, è, è, secondo me, è un po' difficile dire quale sarà l'impatto, perché magari stiamo tutti guardando da una parte, non so che verranno scritti dei libri con l'intelligenza artificiale o, o tradotti, e, e mentre i cambiamenti più grossi arriveranno uh, da qualche strumento della vita quotidiana che. Eh, che travolgerà completamente alcuni nostri comportamenti e quindi determinerà anche nei consumatori dei, e nei lettori dei comportamenti diversi. Noi siamo molto per l'intelligenza naturale, il nostro gruppo ha cercato di crescere e quando sono entrato nel gruppo editoriale nell'88 eravamo in 13. Eh, quindi pochi, no? oggi siamo 200, ho cercato sempre di farlo crescere eh, tutelando eh, quella dimensione artigianale, perché così come mi aveva insegnato Spagno, così come probabilmente gli aveva insegnato Valentino, l'editore è un mestiere artigianale, o meglio il valore lo crei con la bravura artigianale, che vuol dire cercare... Eh, i libri giusti per, per i tuoi lettori, vestirli nel modo giusto, proporli in modo che si capisca da che parte stai andando, eccetera. E, e quindi il nostro gruppo è fatto di piccole e medie case editrici, però quando poi ci rivolgiamo ai librai, eh, agli, agli agenti letterari, eh, ai tipografi siamo un gruppo, no? quindi cerchiamo di cogliere il vantaggio delle due dimensioni industriale e artigianale. Eh, nel suo gruppo editoriale lei ha due figli, eh, sua figlia Ludovica lavora nell'editoria, sì. Andrea è un uomo, un ragazzo prima un bambino speciale e lei ha parlato della sua storia perché eh, Andrea ha un cromosoma in più e, mh, e lei si è raccontato e ha voluto raccontare questo figlio particolare, perché? Beh, perché eh, fino a prima che io ne parlassi in maniera positiva, evidenziando eh, la ricchezza e, e, e le qualità che questo figlio, ormai, eh, all'epoca era ormai adolescente, aveva, eh, la narrazione in generale era tutta negativa. Invece, come spesso accade, eh, negli umani diciamo la mancanza di alcune eh, capacità sviluppa le altre in questo caso io penso che un qualche deficit cognitivo eh, sviluppa enormemente l'istinto perché comunque eh, una creatura deve sopravvivere allora il cervello se non c'è una cosa sviluppa quell'altra ecco e mio figlio ha una sensibilità impressionante se succede qualcosa non so, è capitato un anno fa che, che, che ricevessi una telefonata spiacevole era morta una persona a noi cara durante una cena non volevo rovinare la cena e non l'ho detto e subito dopo su, su dieci persone mio figlio, che non è neanche papà cos'è che non va eh, capito? hanno proprio una, una sensibilità speciale e, e quando era nato, ero totalmente ignorante. Eh, lui ha la sindrome di Down e non sapevo bene che cosa comportasse. Sono sole le famiglie, vero? Beh, ci sono delle associazioni, ci vuole un po' mettersi in contatto. Io avevo, eh, tramite amici di amici, ho parlato con molte mamme di, di, di ragazzi Down per chiedere spiegazioni, eccetera, eccetera. Ho riscontrato l'esistenza di due... Due atteggiamenti molto diversi, perché poi ho avuto, eh, vabbè, insomma, eh, c'erano eh, dei medici italiani. Che però, spesso portavo, portavamo io e mia moglie e nostro figlio, non lo guardavano neanche, iniziavano a, a elencare le cose che dovevamo fare perché aveva sindrome di Down, eccetera. Quindi, loro, noi portavamo una persona e loro ci parlavano di una malattia. Poi sono riuscito ad avere due incontri straordinari. Uno con Jérôme Lejeune, genetista francese che, avendo scoperto che cosa accomunava queste persone che avevano la sindrome di Down, cioè l'esistenza di un cromosoma in più alla coppia 21, eh, i cromosomi sono a coppie, la 21, che la sindrome di Down è 2 22, alla 21 più un pezzetto. E, e tutta la vita l'ha dedicata alla cura poi dei, dei bambini, dei ragazzi down, e l'altro con eh, Ruben Feuerstein, un grandissimo pediatra eh, israeliano che ha eh, curato eh, tantissimi bambini che venivano prima dai campi di concentramento, poi dal deserto, nella Nuova Israele, eccetera. E, ed erano socialmente disadattati, incapaci di vivere in quel contesto e quindi lui si è occupato di quello. Poi ha avuto un nipotino down, ha applicato i suoi metodi di nipotino down. Comunque tutti e due questi grandissimi luminari, tutti dovevano fare la fila per poter avere un appuntamento, invece hanno visitato mio figlio chiamandolo per nome, eh, guardandolo negli occhi, sorridendo e non hanno mai detto la sindrome down dovete fare questo, ha detto Andrea mi sembra sia così cos'ha quindi fate questo Andrea mi pare che eh, però è sveglio, però è con un sorriso perché è, è, secondo me la lezione importante che questi due medici mi hanno dato è questa quando due genitori hanno, un, nasce un figlio così si è... Tutti impreparati, si è impreparati quando nasce un figlio eh, qualsiasi, figuriamoci, quando nasce un figlio speciale. Si è tutti impreparati. E, però eh, sto figlio eh, mangia, beve, eh, dorme, eh, respira, insomma, eh, vive. E quando due genitori così, con un neonato così, vanno da un medico, i pazienti sono loro. Sono loro che devono imparare, che devono capire. Essere e, sostenuti, e, preparati. E prima di tutto bisogna, eh, diciamo, e, e spiegare loro che è una persona... Voluti eh, bene anche, no? E oltretutto, devo, devo dire, mio figlio, ma cioè, non è che lo dico perché cioè, tutti mi dicono che è una delle persone più simpatiche che esistano al mondo. Ecco. Lei ama viaggiare, viaggia per lavoro, immagino, ama viaggiare, ama fare sport, sta spesso con Andrea, no? Sì, no, guardi, lei, cioè non si può avere idea. Per esempio, a un certo punto mia figlia studiava negli Stati Uniti e io e mia moglie andavamo a trovarla ogni tanto con Andrea. Andrea ci eh, chiedeva per favore eh, al check-in di metterlo molte file più in là, lontano da noi. E Noi eravamo anche contenti perché Andrea, insomma... Parla molto, insomma, no? facciamo un viaggio più tranquillo. Ma perché voleva stare più lontano? Perché fare amicizia. voleva fare amicizia. E poi regolarmente arrivavamo a New York e quello o quella che la seduta ci dava il bigliettino. Per favore, chiamatemi, rivediamoci, eccetera. Perché <ride> è veramente straordinariamente. La tendenza è non farli nascere più i bambini con la sindrome di Down. Ecco, questo è un po', secondo me, il, il problema. Un problema spesso nei paesi nordici. Ma di tutta questa Europa che sta perdendo l'origine, la, la radice della propria umanità, no? L'umanesimo. Ma non lo so se di tutta questa Europa. Io sono un po' per, per. Noi siamo sempre stati, siamo sempre vissuti, come dire, Milano. Col complesso di inferiorità. Eh, A Milano eh? Uh, L'economia anglosassone, e, e paesi i paesi anglosassoni, i paesi nordici, civili, eccetera, ma secondo me i paesi latini hanno anche da dire la loro. E poi eh, appunto un paese come l'Islanda che si vanta di aver debellato la sindrome di Down, che di fatto è la rupe tarpea. Cioè se io. Perché la sindrome di Down è genetica, ma non è ereditaria. Quindi non è che l'andebellata non nasceranno, continu continuano a essere concepiti eh, figli con la sindrome di Down e, e continuano a essere abortiti. È tutto qua, poi io sono per le scelte, le scelte sono personali, eccetera, però dico onestamente io vedo mio figlio e vedo i suoi amici, eh, eh, diciamo che l'amore per la vita di queste persone è ben sopra la media di quello che vedo, ecco, la metterei così. Hanno ah a insegnarci qualcosa. Sì, assolutamente. Una cosa ancora. Eh, Mauri, eh, lei, appunto, è stato eh, in qualche modo allievo eh, di Mario Spagnol, grandissimo editore, e amicissimo di suo figlio Luigi, prematuramente scomparso. Eh, insieme avete creato bestseller e soprattutto li avete fatti diventare long seller, penso. Vabbè, a un campione italiano come Claudio Magris, ma o, o a Manca Lauci, oppure eh, ovviamente alla Rowling e a, a Sepulveda. Okay. E come si fa questo fiuto? Come, come, come lo si impara? O È naturale? Ma qualcosa si impara? Qualcosa abbiamo imparato appunto dal nostro maestro comune Mario Spagnol. Secondo me è anche. Poi può essere diversa la strada e eh? Luigi aveva un particolare intuito. Poteva anche pubblicare dei libri che non avevano nessun successo, però è quello che nella sua vita di editor in Italia indubbiamente ha trovato più nuovi autori che hanno superato il muro del milione di copie. Oppure è anche questione di, eh, di velocità efficienza di, di, essere, eh, su, di essere al posto giusto al momento giusto di relazioni anche internazionali di capacità anche di trovare dei collaboratori in gamba ecco. le faccio l'ultima domanda la più la più banale e quindi la più difficile cos'è un libro per lei ma per me un libro è uno strumento è uno strumento di comunicazione molto ben indovinato, un oggetto molto ben indovinato, come diceva Umberto Eco, intramontabile, come, come, come il cucchiaio, È un utensile quasi. È qualcosa che potrà continuare a sorprenderci e che si adatta ai suoi tempi automaticamente, perché vede Mentre le altre testate sono frutto di un disegno, di una regia, di una direzione, eccetera, eccetera, i libri li scrive chiunque nel mondo eh, con una carta, la penna o un computer scrive. E, e poi c'è tutto un sistema sviluppatosi nei decenni di agenti, editori, fiere, eccetera, per cui i libri che più meritano diventano importanti. Io Cito ultimamente spesso il caso di Stefania Auci, no? una maestra di sostegno di Palermo, scrive un libro, il libro ha un enorme successo, vende due libri, vendono più di un milione di copie. Eh, un produttore italiano decide di farne una serie, diventa una serie internazionale eh, che credo che abbia vinto anche un award di recente internazionale di Disney, quindi finisce su una piattaforma internazionale, tutto da... Dalla, da una professoressa di sostegno di provincia che con carta e penna scrive un libro ecco questo non, non succede nel, nel cinema dove ci vogliono grossi investimenti non, non succede in tanti altri settori non c'è una direzione c'è un, poi a un certo punto un editore che sa scoprirlo e valorizzarlo ma eh, i libri vengono creati dalla società quindi se cambia la società cambiano i libri una canzone e chiudiamo così eh, io, bah, una, a me piace molto Lily of the Valley che, che, che era nel, nel film su Pina Bausch, mi sembra, era una canzone molto... Perché? Perché varia un po' il tono della canzone, drammatico, allegro, eccetera, mi ricorda un po' il flusso della vita quotidiana. Grazie Stefano Mario, grazie davvero. Prego, allora, grazie a lei.